Questo, ragazzi, è il classico esempio che nel mondo del fumetto americano non si vive solo di supereroi in tutina. Sigla! Ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga, oggi nuovo Maga consiglia sui fumetti, niente Marvel, niente DC, abbiamo un fumetto della Dark Horse Comics, intitolato Snow Angels, volume 1, scritto niente poco di meno che da Jeff Lemire e disegnato da quel figo di Jock. Ma voi prima di continuare dovete condividere, mi piacere, commentare assolutamente e far conoscere il mondo virtuale Official Channel a tutti quanti. Grazie mille per i 500.000 iscritti e corriamo veloci verso il milione. Allora, prima cosa, se questo fumetto fosse stato scritto da un qualsiasi mangaka giapponese, in Italia avrebbe venduto tantissimo, perché ogni volta che si pensa che un fumetto americano arriva appunto dall'Occidente, si pensa sempre ai supereroi, quando in realtà ci sono talmente tanti fumetti che di solito non vengono letti, non vengono presi in considerazione dall'italiano medio lettore di fumetti, solo ed esclusivamente perché arrivano dall'America, anche se non parlano assolutamente di supereroi. Questo è un volume bellissimo, una storia originale, ovviamente ha degli spunti magari che ricordano altri fumetti, però questo nuovo Snow Angels è veramente ben scritto e ben disegnato. Qua troviamo i nostri tre protagonisti, abbiamo le due piccole Milliken e May May e il suo papà che sono in giro in questa trincea. Ma voi direte, che cos'è questa trincea? Di cosa parla? Come mai si chiama Snow Angels? Bene, questo volume è tutto ambientato in una terra ghiacciata, desolata, dove c'è questa trincea enorme, lunghissima, che fa sopravvivere e loro, questi protagonisti e la loro tribù. All'interno di questa trincea ci sono delle regole ferree per sopravvivere che sono talmente importanti che sono scritte addirittura dietro al volume, che sono: la trincea provvede, non bisogna mai lasciare la trincea e la trincea non finisce mai. Addirittura hanno creato degli dei, hanno creato proprio una sorta di religione all'interno di queste trincee, perché ci sono delle persone che sono nate, hanno vissuto e sono morte direttamente all'interno di quella trincea. Hanno gli dei che li chiamano raggelati e hanno anche il cattivo, l'uomo delle nevi. Quindi hanno creato proprio tutto un mondo enorme che ha del potenziale talmente vasto da non farmi proprio fermare un secondo quando ho letto questo volume, e non vedo l'ora che esca il secondo perché ho una voglia micidiale di andare avanti. Troviamo i nostri tre protagonisti che vagano all'interno di questa trincea e si sono spinti talmente tanto a nord da arrivare in un punto dove appunto questa trincea finisce e trovano delle cose molto particolari, senza farvi troppi spoiler perché sennò andrei a togliervi quella curiosità che mi ha fatto andare avanti pagina dopo pagina. Però vi voglio solo dire che la loro tribù viene attaccata e non sanno cosa c'è troppo a nord e non sanno cosa c'è troppo a sud e non sanno cosa c'è al di fuori della trincea. E questi dei, queste divinità che loro intendono così, noi lettori che leggiamo sappiamo benissimo cosa sono, ma i nostri protagonisti, diciamo, ignorano quella terminologia lì, usiamo questo termine. E poi ci sono animali pericolosi come lupi, orsi, ma anche tutta questa trincea è costruita sopra il ghiaccio, quindi sotto il ghiaccio c'è anche dell'acqua gelida che, se ovviamente cadono sotto, muoiono subito. Insomma, è un posto pericolosissimo che piano piano, specialmente quando arriva il nemico, vi do un mini spoiler, se hanno paura dell'uomo delle nevi, chi arriva? Sicuramente non l'uomo della spiaggia, ecco. Detto questo, mi piace proprio perché ti lasciano proprio lì e riescono a creare un mondo dinamico con praticamente tre colori. Jock fa un lavorone, ha una tavolozza di colori molto striminzita, ovviamente se c'è ghiaccio c'è tanto bianco, c'è tanto azzurro, c'è tanto nero per il discorso delle ombre, ma se c'è del sangue è molto acceso, se ci sono delle scene d'azione sono ben disegnate e anche ben studiate. Insomma,
un volume eccezionale che dovete assolutamente leggere. Ma non dovete leggerlo solo se siete amanti del mondo americano, anche se siete amanti del fumetto giapponese, del fumetto italiano, eccetera. Addirittura dietro lo portano come esempio, Snow Angel crea un mondo ancora più desolato di quello dell'attacco dei giganti, cioè lo prendono anche loro come esempio questa roba qua. Quindi veramente non lasciatevi fermare dal discorso che è un cartonato grande e non è magari in linea con la vostra libreria di manga più piccoli, e non fatevi fermare, appassionati del mondo di fumetti americani, perché non vedete un supereroe in copertina. È veramente una lettura che straconsiglio, mi è piaciuto da inizio alla fine e non vedo l'ora che arrivi il secondo volume. Da Mag è tutto, l'hashtag è sempre il solito, che io sono virtuale, sotto nella descrizione del filmato c'è tutto anche per acquistare il volume e supportarci attivamente, supportare il mondo virtuale come negozio, come canale e tutto quello che ci va dietro. Vi saluta ovviamente anche Dalma e leggete i fumetti che vi fa bene. Dai raga, ciao a tutti!